E il vostro nuovo compagno viene dall'Ucraina. Ciao Denis, benvenuto. Ciao, sono Martina. Ciao. Lui e la mamma stanno attraversando un periodo un po' particolare. So che sarete bravissimi e vi sarete accanto per tutto l'anno scolastico. Vieni Denis, questo è il tuo posto. Benvenuto, io sono Giulio. Che bel disegno. Bravo Giulio, bravo. Torna al tuo posto, tesoro. Vieni. Uffi, pensavo di essergli simpatico, invece neanche un sorriso mi ha fatto. Adesso mettete via i libri e prendete il foglio che avete sotto i banchi e disegnate quello che provate in questo momento, ma soprattutto utilizzate i colori che vi vengono ispirati dalle vostre emozioni. Тільки чорний, я сумний, тому що не вистачає мого тата. Perché Denis ha scelto il nero? È triste. Adesso gli do il giallo, di sicuro mette più allegria. Perché non ha voluto il mio colore? È così bello. Eppure ci dovrà essere un modo per farlo sorridere. Як би я хотів мати на рух, щоб заснути, обійняти тата і пересказати свій день. Certo che noi siamo fortunati a non dover scegliere, a non dover fuggire, a non dover abbandonare il nostro papà. Все буде добре, мій сину. Maestra. Dimmi, Giulio. Vedo Denis sempre così triste. Cosa possiamo fare per lui? Ci vuole un'idea. Forse qualcosa possiamo fare per Denis, ma ci vuole una cosa speciale. Denis, oggi ci sei, giochiamo a pallone. Mi farebbe piacere averti con me in squadra. Ma io non gioco da molto tempo. Sarai bravissimo. Giochiamo con voi oggi? Ci divertiremo!
тато, я сьогодні був дуже веселий, був дуже гарний день. Ma che cos'è? Ti piace? È bellissima, vero? Vedi, quelli sono origami. Si dice che ogni 1000 origami si realizza un desiderio. Questa è la leggenda della gru. Davvero? Sì, e se vuoi realizzare il tuo, ti aiuto io. Da domani, tutti a realizzare origami?